radicale tra 0 e più infinito di 1 fratto 1 più x alla n in dx. Allora, ora risolviamo questo. Facciamo il piano complesso. C'è l'altro, no? No, forse hai ragione. Non fallo qua. Piano complesso. Allora, consideriamo questa curva. Dall'origine arrivo fino ad R. Poi metto, faccio il componente centro origine verso R. Arrivo fino al punto E al 2 di greco frazione di I e poi da questo punto ritorno all'origine, d'accordo? Questa è la mia curva. C'era tutta quella curva gamma N. Piccolo. Allora partiamo dall'integrale su gamma N di 1 fratto 1 più z, sostituiamo x z, z da n. Ma scusa, vabbè, come l'esercizio? Sì, sì, ci va bene, ci va bene. Qui toglie le pareti, sono sempre. Allora questa qua è gamma R, R fissata, questa è gamma R, d'accordo? Allora partiamo da questo integrale, vediamoci questo, partiamo dall'integrale su gamma R di 1 fratto 1 più z alla n in dz, d'accordo? Allora che cosa è uguale questo? Applichiamo il teorema dei residui. Questo è uguale a 2 pi greco i per la somma dei residui della singolarità della funzione che cade all'interno del dominio. Dobbiamo sapere che sono le singolarità di questa funzione e quelle che cadono all'interno del dominio. D'accordo? Allora, per le singolarità per risolvere l'equazione, siamo sopra, diventa alla n uguale meno 1. D'accordo? Cioè abbiamo risolto l'equazione z alla n più 1 uguale a 0, quindi z alla n uguale meno 1. Questo è equivalente a scrivere doppia freccia doppia z è uguale alla radice ennesima di meno 1, d'accordo? Che è uguale, ragazzi, stiamo componendo n maggiore o uguale di 2. Meno 1 come lo scriviamo in coordinate polari? Meno 1, quindi di radice ennesima, aperta parentesi 4. Il modulo di meno 1 quant'è? 1. E la fase? Pi greco. D'accordo? Questa è cosa uguale. Cosa uguale alla radice ennesimo di numero complesso? Il numero complesso che ha per modulo la radice ennesima del modulo e per argomento delta più 2k pi greco fratto n con k che sono valori 0 da 0 a n meno 1, quindi questo è uguale parentesi 4. È il numero complesso che ha per modulo la radice ennesima del modulo, la radice ennesima di 1 è e argomento che è pi greco più 2k pi greco fratto n, chiusa parentesi qua, con k uguale 0,1 n meno 1. Ragazzi, scusate, questo punto non è
è elevato a 2 pi greco fratto n per x, non è davanti, qui sta sulla circonferenza di centro origine della gel, quindi ci vuole r qui davanti, per cui anche dal modulo 1 correggete, corretto? Questa è la circonferenza di centro origine della gel, ci sta messo la circonferenza di centro origine della gel, d'accordo? Ragazzi, queste sono le singolarità della vostra funzione. Vedete quale di queste singolarità cade all'interno del 2000, d'accordo? Iniziamo dalla prima singolarità, delta di zeta. Chi è zeta di zeta? È parentesi 4 1 piccolo pi greco fratto non capo pi greco fratto, d'accordo? Chi è questo punto? Questo è il punto che ha modulo 1, quindi sta sulla circonferenza di centro origine e raggio 1, d'accordo? E qual è l'angolo, l'argomento di questo? È pi greco fratto n. Quindi ragazzi, proviamo che r sia maggiore di 1, perché a noi interesserà vedere r per r che tende a più di 1, proviamo r maggiore di 1, quindi questa non è quasi a 1. D'accordo? Questa ci comprende centro origine e raggio 1. Dove si trova questo punto? Quest'angolo quant'è? Quest'angolo qui, ragazzi. Quest'angolo quant'è? 2 pi greco fratto n. D'accordo? Quindi il punto 1 pi greco fratto n dove sta? Sta sulla circonferenza di centro origine e raggio 1 e l'angolo è la metà di questo. Quindi questo è il punto zeta 0 che cade all'interno del vostro dominio. Vi trovate? Andiamo al zeta 1. È uguale 1 dove sta questo punto? Questo ha modulo 1, qui sta sulla circonferenza di centro origine raggio 1 e la domanda quanto è 3 pi greco fratto n. Se quest'angolo è 2 pi greco fratto n, quindi sarà al di fuori di questo del vostro dominio, d'accordo? Quindi questo punto non va a partire, non sta all'interno della curva, e così andando avanti, ragazzi, tutti gli altri non staranno all'interno della curva, quindi l'unico che sta all'interno della curva è il punto 0 a 0. Trovate? Trovi. Quindi questo metterà del residuo, questo qua è uguale 2 pi greco i il residuo della funzione 1 fra 1 zeta la n del punto zeta zeta. Chiudo la parentesi. D'accordo? Perché questo zeta zeta è l'unico punto, l'unica singolarità che cade all'interno del vostro punto. Ragazzi, che cosa è uguale a questo qui? Allora, zeta zero che tipo di singolarità è per la vostra funzione? Di ordine 1, perché z 0 più 1 z la n lo scopo è come z meno z 0 per z meno z 1 per z meno z la n, d'accordo? Quindi tutte le radici sono poli del primo ordine, d'accordo? Quindi z 0 è un polo del primo ordine. Quindi cosa uguale il residuo? È uguale al numeratore diviso la derivata del denominatore, quindi è uguale a 1, 2 pi greco questo, siamo 2 pi greco 1 diviso la derivata del denominatore, chi è? N per z alla n meno 1, cioè qua è il punto z a 0, quindi viene n, si 0 lo puoi cancellare,
deve andare a studiare l'ospitale. Questo è vero se R è più grande di 1. D'accordo? Che se R è più grande vale 0. Ma non interessa la cosa succede, R è abbastanza grande. Allora calcolare, bisogna calcolare questa quantità. Questo è uguale. Ah. Allora, questo è z0, ragazzi. Chi è z0 alla n-1? Questo è uguale. Questo è uguale. Questo è indica, scusa. Quindi, z0 alla n-1. Come si fa la potenza di numero complesso? Quale numero complesso espresso in forma polare? Il numero complesso che ha per modulo la potenza del modulo, l'argomento n volte l'argomento. Quindi questo viene 1, virgola, n meno 1. Ragazzi, dobbiamo scriverci questo qui, e questo dobbiamo scriverci in forma esponenziale, come lo stiamo scrivendo. Cosa vuol dire questo, ragazzi? Io sono complesso. Il numero complesso che ha modulo 1 e argomento n-1 su pi radio fratto n. Non è altro che il coseno di n-1 su pi radio fratto n più i il seno di n meno 1 più greco fratto n, quindi non è altro per definizione che è elevato alla i n meno 1 più greco fratto n. Vi trovate? Quindi questo è uguale 2 più greco 1 n e esponenza elevato a a n meno 1 fratto n moltiplica pi greco potenza per d'accordo? Da un lato quindi sta lanciando adesso Thank you.
Quindi abbiamo fatto questo integrale, non l'altro. Cosa facciamo adesso? Questo integrale ce lo andiamo a spezzare sulle tre curve. D'accordo? Che cosa viene fuori? Questo è qua. Dobbiamo andare qui, d'accordo? Questo è l'integrale sulla prima curva. Chi è la parametrizzazione della prima curva, ragazzi? Che a x appartenente a 0n associa il punto del piano complesso x0, cioè x più in 0, cioè x. Quindi quando vado a parametrizzare, quando c'è l'integrale sulla prima curva, cosa viene? L'integrale tra 0 ed r. L'integrale tra 0 ed r di che cosa? Di questo qua, 1 fratto al posto di 0 metterci x. La derivata di questa curva chi è 1? D'accordo? Per 1 si è x. Poi ho l'integrale su quest'arco. Come chiamare quest'arco? Ragazzi, non come chiamavamo prima? Con quali le notazioni che usavamo? Per usare la stessa notazione, con gamma piccola denotavamo, con gamma maiuscola cosa denotavamo? Tutta la curva. Se non ci cambiamo la notazione, ragazzi, la chiamiamo tutta la curva gamma maiuscola R. D'accordo? Gamma maiuscola R. E con gamma R noi andiamo soltanto quest'arco di circonferenza. Sulla circonferenza, d'accordo? Quindi con gamma R è tutta la curva chiusa. Con gamma maiuscola R. Gamma maiuscola R è quest'arco di circonferenza. Più l'integrale su gamma maiuscola R di 1 fratto 1 più z alla n, lascia fare qua questo del z, più ragazzi dobbiamo parametrizzare questa curva. Chi ha la parametrizzazione di questa curva? Questa sarà a x appartenente a 0 n associa e a x 2 di greco x per e 2 di greco per x uguale a 0 stato, questo vale 0 stato in questo punto, per x uguale a r stato in questo punto, d'accordo? E questa è l'equazione della legge. Però ragazzi, state attenti, come sarebbe parendo questa curva? Una serve per percorrerla nel verso, sempre le curve hanno percorso nel verso antiorario. Con questa parametrizzazione stiamo percorrendo questa curva nel verso, stiamo salendo, stiamo scendendo. D'accordo? Quindi questa è la parametrizzazione giusta. Vi trovate? Quindi a che cosa è la qualità? Questa a meno integrale tra 0 ed r di 1 fratto x al posto di z lo metto la prima, quindi x per e elevata a 2 di greco di tratto n tutto elevato alla n. Poi fa la derivata di questa, la di questo chi è? E alla 2 di greco i tratto n della curva in dx. Li trovate? Li trovate? E questo è uguale. Però c'è un po' più piccolo che mi faccio tutto questo altra volta su questo libro. E l'integrale tra 0 ed r di 1 fratto 1 più x alla n
dx più l'integrale su gamma r di 1 fratto 1 più z alla n in dz, poi meno, questa è una costante, la mettiamo fuori, elevato a 2 di greco i fratto n per l'integrale tra 0 ed r 1 fratto 1 più, questo è x alla n, x alla n, però cosa dire ragazzi, elevato a 2 pi greco i fratto n alla n, no? Ma elevato a 2 pi greco i fratto n alla n, che è elevato a 2 pi greco i, ma chi è elevato a 2 pi greco i? Sarebbe il coseno di 2 pi greco seno di 2 pi greco, cioè uguale a 1. Vi trovate? Basta. Trovate? È uguale. Che è uguale. Allora, viene quindi 1 meno, aperta l'onda, scusa, 1 meno elevato a 2 pi greco i fratto n. Questa onda, per l'integrale tra 0 ed r, di 1 fratto 1 più x alla n, più l'integrale su gamma r, quindi x questo, più l'integrale su gamma r di 1 fratto 1 più z alla n in z, d'accordo? Ragazzi, in questo dove siamo arrivati? Che questa quantità è uguale a questa quantità quando r è maggiore di 1, sono tutte uguaglianze, vedete? Questo è uguale a questo, è uguale a questo, è uguale a questo, questo, questo qua è uguale a questo, è uguale a questo, è uguale a questo, è uguale a questo. Quindi questa quantità qui è uguale a questo. Quindi questo fatto implica che l'integrale tra 0 ed r di 1 fratto 1 più x alla n in dx è uguale quindi guarda quale là 2 più greco i per 1 fratto n meno 1, no, su n moltiplica elevato alla n meno 1 fratto n per chi vedo lì, che moltiplica terza tonda meno l'integrale su gamma r di 1 fratto 1 più z alla n in dz, tutto questo è una parentesi, che moltiplica 1 fratto 1 meno e elevato a 2 pi greco 2 pi greco i fratto n. Trovate ragazzi? Trovate? Questo se a questo punto questo fatto implica quando r tende a più infinito d
l'integrale tra 0 ed r di 1 fratto 1 più x alla n, tende l'integrale tra 0 più di 1 fratto 1 più x alla n in dx. Voi sapete che la funzione è sommabile per l'idea di sommabilità. Quindi, quando era tende a più infinito, questo è il nuovo integrale che state cercando. L'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto 1 più x alla n, quindi x uguale. Ragazzi, questo per il lemma in grande cerchio tende a 0, perché 1 fratto 1 più z alla n, questa funzione moltiplicatela per z, tende a 0, per z tende a infinito, perché hai preso n maggiore o uguale a 2, tende a infinito. Allora per lemma in grande cerchio questo integrale, per lemma che tende più infinito, tende a 0. Quindi cosa resta? Resta uguale a 2 più di diviso 1 diviso n per elevato alla n meno 1 fratto n per pi greco i, e moltiplica 1 e moltiplica 1 che elevato a 2 pi greco i fratto n. D'accordo? Questo è uguale. Ah. 2 pi greco i, 2 pi greco i fratto n. Fratto n. Poi cosa resta qua? Resta 1 fratto elevato alla n meno 1 fratto n pi greco meno, devo fare il prodotto, quindi devo fare la somma, quindi cosa ci sta qui? Ci sta, se c'è qui cosa ci sta, questo viene 1 viene pi greco, scusa, pi greco i meno pi greco i fratto n più 2 pi greco i fratto n. Che uguale a pi greco, questo viene 2 meno 1 1 pi greco più pi greco fratto n per tutte le punti di 3. Li trovate? No? Trovate i punti? Lo fate bene? Questo lì pi greco i, poi meno pi greco i fratto n più 2 pi greco i fratto n, quindi viene pi greco i pi greco fratto ni più pi greco i, trovate? Quindi viene meno e elevato a pi greco più pi greco n per i. E questo non possiamo scrivere, comunque questo possiamo scrivere come pi greco meno pi greco fratto n per i, questo riusciamo a fare, questo si concede tutto ciò, quindi è pi greco a pi greco meno pi greco fratto n per i.
Trovate. D'accordo. Questa cosa è uguale. Questo è uguale. Cosa mettere? Cosa mettere? È a pi greco. Questo lo sa fare questa fine evidenza. E alla pi greco I, no? Per esempio. Oppure certo c'è un punto di giusto. Questo è uguale. Dunque, due pi greco I. Fratto 1. 1 fratto. Questo viene il coseno di pi greco coseno. Aperta 2. Pi greco meno pi greco fratto n. Più il seno di pi greco meno pi greco fratto n. Meno coseno di pi greco più pi greco fratto n. Meno I seno di pi greco più pi greco fratto n, che è uguale. Quindi 2 pi greco I fratto n 1 diviso. Allora, il coseno di A più B è uguale a coseno di A più coseno di B meno seno di A seno di B. D'accordo? Allora, il coseno di pi greco è meno 1. Quindi meno 1. Il coseno di meno pi greco fratto n è il coseno di pi greco fratto n. Non togli la parentesi. Togli il 1. Meno coseno di pi greco fratto n. Mi trovate ragazzi? Viene. Il coseno di pi greco fa meno 1. Per il coseno di pi greco, il coseno di meno pi greco fratto n non è altro che il coseno di pi greco fratto n. Poi viene meno seno per seno di pi greco fa 0. Più i. Il seno di a per b viene, il seno di a più b viene, il seno di pi greco fa seno coseno, il seno di pi greco fa 0. Quindi viene, aspetta. Viene quindi il coseno di pi greco che fa meno 1, quindi ci metto meno i, per il seno di pi greco di meno pi greco fratto n, che non è altro che meno il seno di pi greco fratto n, quindi è più, questo è più seno di pi greco fratto n. D'accordo? Poi meno. Questo viene il coseno di pi greco, quindi viene più coseno di pi greco fratto n. Meno i. Meno i. Il seno viene il coseno di pi greco che fa meno 1, quindi più i per il seno di pi greco fratto n. Trovate ragazzi? E applicate le formule di addizione del seno del coseno. Quindi meno coseno di pi greco fratto n e il coseno di pi greco fratto n si elevato. D'accordo? Quindi cosa resta? Resta 2 pi greco i è uguale 2 pi greco i fratto n volte n per togliere 2 volte i
seno di pi greco fratto r, che è uguale 2 se quindi si semplifica, è uguale a pi greco fratto n seno di pi greco fratto r. E quindi se fa qualcosa così un po' più. Provate? Vieni tu. Sa cancellare. Questa cancellare senza tagliare di sopra. Sì. Allora, scendo su questa lavagna, lemma, sia f una funzione, definita e analitica, intorno forato di z0. Ed abbia in tale punto un polo di ordine 1. Allora, il limite ci sono. Il limite per r che tende a 0 dell'integrale su gamma r di f di z in dz è uguale a beta meno alfa per i, aperta tra parentesi, i per il residuo di f nel punto z0 sotto, no, f di z0, cioè che sia residuo di f
dove gamma R, due punti, a T appartenente all'alfa beta, associo Z0 più R per R elevato a IT. Arco di circonferenza, d'accordo? Questo è l'arco di circonferenza di 130 0 e il raggio R. Voi sapete che la funzione di z 0 fa un polo del primo ordine. Allora, l'integrale su questa curva quando R tende a 0 è uguale a beta meno alfa i residuo di F nel punto z 0. La nostra azione. Ragazzi, voi sapete che z0 è un polo di ordine, un polo di ordine 1 per f. Però in base alla caratterizzazione delle singolarità che abbiamo visto qualche settimana fa, qui intorno forato del punto z0, come è fatto lo sviluppo di valore di f? Ci sta la parte regolare e poi c'è la parte caratteristica. La parte caratteristica dove si arresta? Al termine 1 su z meno z0. Quindi vedete che f di z è uguale a 1 fratto z meno z a 0 con il coefficiente c meno 1. Ma chi è il coefficiente c meno 1? Non è altro che il residuo di f nel punto z a 0. Più avete la parte regolare, quindi avete la parte con 0 più z meno z 0 più, scusate, c con 0 più c con 1 per z meno z 0 più c con 1 per z meno z 0 più c con 1 per z più intorno orato di z 0. Vedevate? Abbiamo visto questa lezione, che se z0 la singolarità è un polo di ordine 1, allora lo sviluppo in orario, cioè la parte regolare, come è fatta la parte caratteristica? La parte caratteristica si arresta al termine 1 fratto z meno z0, se è un polo di ordine n si arresta al termine 1 fratto z meno z0. Vabbè. E chi è il coefficiente, ragazzi? Il coefficiente del termine 1 fratto z meno z0 per definizione è altro che il residuo di f nel punto z0. E altro questa funzione qui, la parte regolare, chiamandola g di z. Allora, che cosa vuole integrare di f di z di z su gamma r? È uguale integrale su gamma r di g del residuo di f punto z0 integrale su gamma r di 1 fratto z meno z0 di z più integrale su gamma r di g di z. Vedete? Perché l'intero punto z0 torno a fare f di 0, una somma di queste due parti. Quindi c'è l'entrata di questa e l'entrata di questa. Ma g di z è una funzione analitica in tutto l'intorno di z0, perché il punto z0 vale c con 0, questa cosa g di z. D'accordo? Questa è una funzione analitica non soltanto all'intorno forale del punto z0, ma all'intorno completo del punto z0. Quindi per tenere di cosci questa integrale vale 0. Quindi questa resta il residuo di f del punto z0 integrale su gamma r di 1 fratto z meno z0 in z. Che cosa è uguale a questo?
al residuo di f del punto z0. Chi è? Devo parametrizzare gamma r. Chi è la parametrizzazione di gamma r? Che qua qui la parametrizzazione. Che a t associo il delta 0 più r e t. Quindi cosa viene? L'integrale tra alfa e beta. La faccio z meno z 0 resta proprio 1 fratto e alla it. D'accordo? Questa una era it. L'integrale su poi devo configurare per la derivata, quindi viene i per e alla it in dt. Questi e questi si semplificano e viene il residuo di f del punto z0 per delta meno alfa per i. Scusate ragazzi, qua per r, qua c'è r, sono stato r, qua ci stava r e t sta qui. Scusate, ho sbagliato. Qua ci sta r e t, qua ci sta la derivata, quindi viene r p e t. Questo se ne va, questo se ne va e questo se ne va, cioè non c'è più. Quindi in conclusione avete che l'integrale di f su gamma r è uguale al residuo di f nel punto delta 0 per beta meno alfa per i. D'accordo? Scusa, non c'è la... segnato a uguale a alfa più di beta a minuscolo appartenente a c meno l'origine. Consideriamo semipiano S maiuscolo uguale parentesi graffa Z appartenente a C tale che la parte reale di AZ aperta a A per Z è meno uguale di 0. Qui sono in 0. Poi continuiamo, sia F una funzione definita e continua. Continua che non ce la fai. Vabbè, ci va nel resto, non ce la fai. Sia F una funzione in un settore angolare contenuto in S. Punto. Se il limite di f di z per dire che tende infinito è uguale a 0, allora
il limite per R che tende a più infinito dell'integrale su gamma R di F di Z per R elevato ad A Z in D Z è uguale a Z se su gamma R due punti a T appartiene a teta 1 teta 2 associa R per elevato a T è contenuta in tale settore angolare. Ragazzi, cosa dicevo? Questo teorema è un analogo del lemma del grande cerchio, il lemma di Jordan. D'accordo? Cosa dice? Voi sapete che la funzione f di z, per z tende infinito se ne va a 0. Nel lemma del grande cerchio cosa sapevate? Che la funzione f di z moltiplicata a z, per z tende infinito se ne va a 0. D'accordo? Va bene. Voi sapete come si comporta l'integrale su gamma R per R che è più fine di F di Z per E alla Z. D'accordo? Come si comporta l'integrale su gamma R di F di Z per E alla Z per R che tende a più infinito? Dove che gamma R è la solita. È il solito arco di circonferenza, contenuto del nostro settore. Noi vogliamo che questo se ne deve andare a zero, per i conti che dopo vedremo. Ma questo è bello, ragazzi, se voi avete scelto opportunamente gamma R, cioè se gamma R si trova nel semipiano la parte reale di AZ è meno uguale di zero. D'accordo? Questo è vero. Se la curva gamma R si trova in quel semipiano, adesso facciamo un po' gli esempi. Calcoliamo l'integrale tra 0 e più infinito di seno di x fratto x più x. Come si fa questo qua, ragazzi? Partiamo dall'integrale su gamma maiuscolo R è elevato a iz fratto z in z. Però come dobbiamo scegliere, ragazzi? Come sceglieremo chi sarà gamma? Scusate, chiamiamola questa gamma grande R di grande piccolo R piccolo. È vero. Chi sarà questa mia? Allora, c'è un riferimento per questo. Come al solito voglio che ci sia una parte dell'asse X. D'accordo? Qual c'è il problema, ragazzi? L'altra volta prendevamo, ricordate, gli esercizi a tenere sul segnale di intervallo segnalando meno R e R. Però qua c'è un problema, questa funzione si annulla nel punto 0. E quindi il vostro segmento passerebbe per una singolarità. E noi vogliamo che le singolarità sono all'interno e esterno al vostro dominio. Noi vogliamo che non vogliamo che cadano sulla frontiera del dominio. Quindi in qualche modo dobbiamo girare questa singolarità. Poi che cosa facevamo, ragazzi? Guardate, mettevamo una curva, chiudevamo con una curva e facevamo tendere il raggio di questa curva più in piedi in modo tale che l'integrale se ne andava a zero. Noi vogliamo che succeda la stessa cosa, vogliamo metterci su una curva un raggio sull'arco di circonferenza con raggio R in modo tale che quando R tende a più di entrare su questa qui se ne va a zero.
Allora ragazzi, vediamo un po' con come deve essere scelta questa curva in funzione del lemma di Jordan. Allora, chi è la mia funzione? Voglio aprire il lemma di Jordan. La mia funzione è 1 più z è alla z. Seguitemi di ragionare. Voglio applicare il lemma di Jordan a questa funzione. Allora, la mia f di z è chi è? 1 su z. Per z che tende a infinito, questa se ne va a 0. D'accordo? Non sto richiedendo che z per f di z tende a 0, cosa che chiedevo con grande lemma, ma soltanto che f di z tende a 0. Io voglio però che l'integrale, allora questa funzione se ne va a 0, quindi la f di z verifica l'ipotesi del lemma di Jordan. Poi cosa voglio, ragazzi? Come devo scegliere? Voglio scegliere un arco di circonferenza in modo tale che l'integrale di questa funzione, tutta questa, sull'arco se ne va a 0 quando r tende a più infinito. Tutto dipende, lei mi dice, questo è vero, se vuoi moltiplicare per r alla z, in questo caso anche è e, dice, se la vostra curva è contenuta nel settore, scusate, ma scusa, se è contenuta nel settore angolare, quando il tintale semipiano, scusate, non semipiano, semipiano. Allora, chi è il semipiano, ragazzi, che non ci interessa? Qual è il semipiano S? Z, tale che, la parte reale di AZ è minore o uguale di 0. In questo caso, chi è A? I. Quindi avessi, se ripiamo la parte reale di z non uguale a 0. D'accordo? Questa cosa vuol dire? 0 su con x qui, quindi la parte di y per x qui con y non uguale a 0. D'accordo? Questo volete scrivere. La parte reale viene x meno y non uguale a 0. Ma chi è la parte reale di x meno y? È meno y. Mi trovate? Meno y non uguale a 0. Cioè tutto maggiore o uguale a 0. Quindi poi il semipiano è, in questo caso, è l'insieme xy appartenente alle quali non è che y è maggiore o uguale a 0. Quindi il semipiano è questo salto è l'asse dell'asse x. Quindi ragazzi, voi potete dire che l'integrale di 1 su z che è alla z sulla curva gamma r tende a 0 quando r tende a più infinito, se la curva gamma r si trova in questo semipiano. D'accordo? Quindi a questo punto possiamo prendere gamma r, questo si chiama gamma maiuscolo r. Vediamo se gamma maiuscolo R di questa qui tra meno R e R. D'accordo? E questo, il lemma di Jordan mi assicura che l'integrale di 1 su Z per E alla IZ su gamma maiuscolo R quando R tende a più infinito se ne va a 0, perché siamo nel semipiano giusto. Poi prendo, mi serve questo elemento che vada a meno R da R come al solito, però devo stare attento che devo passare per l'origine, quindi ci devo togliere l'origine, quindi faccio aggiro l'origine, faccio così, meno r piccolo, r piccolo. Questa qua la chiamo gamma piccolo r, e tutta la curva la chiamo gamma r grande. E vado a integrare la mia funzione su questa curva. È chiaro l'idea? Questo è uguale. Allora, spezziamo l'integrale su questa curva, che l'integrale tra meno r grande e r piccolo, meno r grande e meno r piccolo. Chi è la parametrizzazione di questa curva? Beh, sempre la solita, perché a x appartiene meno r grande e r piccolo associa x, d'accordo? Quindi è alla x tratto x di x.
più. Ragazzi, state attenti, noi ci stiamo muovendo, questo è l'orientamento, d'accordo? Questo è l'orientamento della nostra curva. Ricordiamoci, con gamma piccola L, cioè noi tutte le curve le consideriamo orientate nel verso anti-orario, d'accordo? Quindi con gamma piccola R denotiamo la semicirconferenza orientata nel verso anti-orario. Quindi questo verrà meno l'integrale su gamma piccola R di E alla Z fratto Z. Questo. Poi viene più l'integrale tra R piccolo, questo è di E alla X fratto X in dx, più l'integrale su gamma di E alla Z fratto Z. D'accordo? Questo è uguale. Ragazzi, cioè, in questo primo integrale facciamo una sostituzione. Poniamo x uguale meno y. Quindi cosa viene questo? Viene l'integrale. Lo vediamo. Al posto di x devo metterci meno y. Quindi elevato. No, lascia stare, non vogliamo essere integrazione. Elevato a meno t di y. Al posto di x lo metterci meno di y. Al posto di x va meno di y. Però poi metterci meno fuori di y. Poi quando a x do valore meno r grande, y assume valore meno. Se a x do valore meno r grande, a y assume valore r grande, e quando valore meno r piccolo di situazione è meno, e il resto proviamo a fare qua. Questo è uguale. Ragazzi, qua posso togliere questo meno e scambiare le estreme integrazioni. E poi la y la richiamo x. Quindi è uguale a l'integrale tra r piccolo ed r grande. Questo meno resta, però meno è alla meno x fratto x in dx. E il resto va più da qua. D'accordo? Allora, cosa avete qui? Avete E alla X, le piccole e le grandi, E alla X meno E alla meno X fratto X. Questo è cos'è? Se dividete per 2i e moltiplicate per 2i, cosa avete ottenuto? Vedete questi due insieme, primo e terzo. Avete E alla X meno E alla meno X. Se dividete per 2i e moltiplicate per 2i, cosa ottenete? Il seno di x. Quindi questo qua, 2i, l'integrale tra r piccolo ed r grande, il seno di x fratto x. Trovate? Questo è
Allora, E alla IX. Questa parte da qui. E alla IX meno E alla meno IX. Dividete per 2i, viene seno di X, moltiplicare per 2i, quindi 2i seno X per 2X. Poi cosa resta? Resta l'integrale della mera P di E elevato a Z. Più l'integrale su gamma aggregata. Allora adesso vai con il nostro mettere ragazzi e fare tendere R piccolo a 0 ed R grande a più infinito. Allora aspetta, tutto questo da tutto a finire qua. Tutto questo è cose 4, facciamo osservazione. Per cosa vuole questo ragazzi, questo integrale? Cosa vuole questo integrale di partenza? Apriamo il teorema dei residui. Avete gamma R grande di piccolo nella curva chiusa. Una funzione E alla intera fratto di Z. Chi sono le singolarità di questa funzione? Chi sono le singolarità di E alla intera fratto di Z? Zero. Capita all'interno del vostro dominio? No. Quindi questa funzione E alla intera fratto Z, com'è all'interno della curva? È una funzione analitica. Quindi per il teorema dico ci quando vado questo integrale? Zero. Questo è uguale. D'accordo? Quindi ragazzi, in conclusione, ho fatto io. 0 è uguale a questa roba qui. Adesso fate tendere, R piccola a 0 ed R grande a più infinito. Mi ho fatto io. R piccola tende a 0 ed R grande a più infinito. Questo tende al vostro integrale. E 2i. Integrale tra 0 e infinito di seno di x, così facciamo avete 0 uguale 2i integrale tra 0 e infinito di seno di x fratto x, d'accordo? Poi questo integrale su gamma R grande a che cosa tende? Per il lemma di Jordan tende a 0, perché gamma R grande dove si trova? Nel semipiano della parte reale di Z minore o uguale di 0, e quindi sapremo il lemma di Jordan. Per il lemma di Jordan questo tende a 0. Per quest'altro lemma invece è un po' questo qui intorno, chi ha sembrato questo? Cioè in linea per Z che tende per R che tende a 0, d'accordo? Potete applicare questo primo lemma. In questo caso 0, che cos'è lo 0 per questa funzione? Che tipo di singolarità è? È un polo del primo ordine. Infatti se voi moltiplicate questa funzione per Z e fate venire lo 0 che tende a 0, quindi è un polo del primo ordine. Quindi potete applicare questo lemma. Il limite di questa integrale quando R piccola tende a 0 è uguale a beta meno alfa. In questo caso beta meno alfa quanto è pi greco? D'accordo? Viene pi greco per i per residuo della funzione nel punto 0. Quindi questo è uguale a di meno abbiamo detto pi greco i per residuo della funzione è la z fratto z nel punto 0 che qua 2 più 2i integrale da 0 di seno di x meno scrivere con i. Quando fai il residuo, questo è un po' il primo ordine, infatti passa il numeratore e il numeratore. Quindi viene il punto alle z, la grande numeratore fa 1, nel punto da 0 questo fa 1, quindi viene 1, infinito. D'accordo? Quindi questo fatto implica che
l'integrale tra 0 e 4, tutto questo lo fa qui, no? L'integrale tra 0 e più infinito di seno di x fratto x dx è uguale a pi greco, no, pi di semplicezza, pi greco mezzo, pi greco mezzo. È chiaro come si applica il lemma di Jordan? La è infinito, il più infinito di cosina di x fratto 1 più x quadro in dx. Faccio un po' più piccolo, altrimenti guarda, sono scritto un po' più grande, scusa, perché al tempo si vede con la... Facciamo questo integrale. Allora partiamo, ragazzi, l'integrale sotto di e alla iz fratto 1 più z quadro. Ragazzi, vediamo un po', dobbiamo scrivere la curva. Facciamo il piano complesso. Allora, come faccio a mettere l'intervallo meno e meno? Questa volta, chi sono le singolarità di questa funzione, ragazzi? Possiamo passare a tutto il segmento. Prima la singolarità era 0, abbiamo dovuto girare lo 0. Invece in questo caso possiamo passare su tutto il segmento. Assolutamente, ragazzi, vogliamo chiudere questa con una curva con l'arco di circonferenza. Tale che l'integrale su questa arco di circonferenza, quando r tende a più infinito, se ne va a 0. Come scegliere la curva? In base al lemma di Jordan. D'accordo? È la stessa cosa di prima, ragazzi. Perché la nostra funzione che è 1 fratto 1 più z quadro. E per z che tende, infine se ne va a 0. Dobbiamo moltiplicare per e alla iz. Dove scegliere la curva, ripetiamo la forte ragionamento, lo stesso di Pirro, in modo tale che si trovi nel semipiano queste a, nel nostro caso a è uguale a i. Nel semipiano la parte che ha iz è uguale a z. D'accordo? Risolviamo questa equazione, la stessa idea, la rifacciamo, questo esercizio, questa è la scritta. A posto di 0 mettiamo x più y. Di x meno y, questo l'avete scritto, meno y meno uguale di 0, questo è quello che l'avete scritto. Y è 0 uguale. Quindi, ragazzi, il vostro semipiano e il segnale che si trova al di sopra dell'asse dell'x. Se volete che l'integrale sull'arco di curva gamma r, quando r tende a più infinito se ne vada a 0, dovete pigliare quest'arco di curva in questo semipiano. E qui ho questa curva completata. Così.
D'accordo? Allora, questo è questo qua, questo. Questa chiamala, chiamiamo, c'è stato. Gamma R. Tutto la, tutta questa curva chiusa. Spezziamola. Questo qua, l'integrale. Abbiamo paralizzato la prima curva più l'integrale su questa curva, chiamiamola gamma piccola R. Ragazzi, vogliamo arrivare così, cosa facciamo a questo punto? L'integrale tra meno R ed R, cioè scusiamo, l'integrale tra meno R e 0, l'integrale tra 0 ed R. Si può. L'integrale, facciamo tra meno R. 0 di R alla I di X. Nel primo facciamo la sostituzione, nel primo facciamo la sostituzione x uguale meno y. Allora, aspetta, facciamo meno y, cosa viene? Integrale, poi da due estremi. Quindi e elevato a meno di y fratto 1 più y qua, no? Poi dx diviene meno di y, ne faccio meno fuori, quindi. Poi se x ha valore meno r grande, y ha il suo valore r grande, e se il valore 0 suo valore 0. Andiamo a spiegare dalle qua, che ci sono da lì. No, ma leggere, c'è la faccio un po' più grave, ti vedo. Sì, dai. Questi due adesso li posso accoppiare. Questo posso è uguale. Questo ragazzi, copio e meno e scambio il segno di integrazione. Quindi l'integrale da 0 ed R. Y li chiamo x, quindi è elevato a meno x fratto 1 più y quadrato.
più e tra 0 ed R ragazzi, cos'è, cos'è? E alla x più e alla meno x se divide per 2 ottiene proprio il coseno, quindi è due volte il coseno, quindi questo è uguale, è uguale, facciamo la è uguale 2 integrale tra 0 e 0 per il coseno di x tra 1 più x uguale quindi x più l'integrale su gamma r di e elevato a in z fratto 1 più z volte in z questo va andare a più fino, questo tende a entrare da 0 più fino in coseno di x fratto 1 più x 4. Questo per il lemma di Jordan se ne va a 0. Vediamo cosa succede se dal fatto altro. Ma cosa è uguale questo integrale, ragazzi? Vedete entrare questa funzione sulla curva gamma grande di m. E cosa è uguale? Quel teorema dei residui è uguale a 2 più greco i. Per la somma dei residui della funzione di singolarità che cade all'interno della curva. Chi sono le singolarità di quella funzione? I minimi. Chi cade all'interno? Eh? Quando r è abbastanza grande, quando r è maggiore di 1, chi cade all'interno? Più 1. Eh? I soltanto. Quindi questo è uguale. Se r è maggiore di 1, 2 più greco i, il residuo della funzione. Nel punto. D'accordo? Allora, che tipo di singolarità è il punto I per quella funzione? Di ordine 1, questo è lo scomponente di z più per z meno i. Quindi cosa è uguale? Il residuo, il numeratore diviso la derivata del denominatore del punto i. Il numeratore chi è? Quando mette il punto i cosa avviene? E allora i per i lasciata, questo è uguale. 2 più greco i elevato a in z diviso la derivata del denominatore chi è? 2z nel punto z uguale a i. Che è uguale quindi 2 pi greco i. Sì. Che è uguale. Ah. Due pi greco i. E a posto di 0 detto i, quindi viene e i al quadro fa meno 1 e alla meno 1 fratto 2i che è uguale a pi greco su e a su e. Li trovate? Allora ragazzi, se tanto insieme avete che se r è più grande di 1 pi greco su e è uguale a questo che d'altra parte è uguale a questa roba qui. Questo fatto implica che r che tende a infinito. Non è che tende a infinito, questo è costante qua. Pi greco su e. Questo tende a due volte
più è uguale, scusa, è uguale 2. Quando R è più questo integrale tra 0 e più infinito di coseno x fratto 1 più x è uguale. Questo è il lemma di Jordan tende a 0. D'accordo? Vabbè. Ma questo è che, ragazzi? Seconda funzione pari, questo non è altro che integrale tra l'infinito e infinito di coseno di x fratto 1 più x quadro. È uguale. L'integrale tra meno infinito e più infinito di coseno di x fratto 1 più x. D'accordo? E quindi il fratto è